Alors, tu crois que c'est qui la meilleure danseuse du bal? Questo non è un nascondiglio, è il paradiso. Je pense que vous êtes un espion nazi. E adesso che c'è, Santos? Ti serve un po' di caviale con quello champagne? Il caviale mi esce dalle orecchie. Nessuno vuole più quella merda. A che servono le uova di pesce se le costole ti sporgono come a un cane affamato? Alcol, sigarette, morfina. È così che si fanno gli affari. Ringrazio al cielo che puoi approfittare della miseria altrui. Sì, concordo. Non possiamo vivere tutti da bifolchi solo perché c'è una guerra, no? Guarda il mio amico, il generale Lutz, ad esempio. Non guiderebbe neanche morto un'auto da bifolco per Parigi. La settimana scorsa gli ho proposto di comprare una limousine italiana. E sai cosa mi ha detto? Non saprei. Sparisci? Esatto. Ha detto che ha già comprato una limousine da un mio concorrente. Oh, che commovente. Veramente. Ma mai quanto la faccia del generale Lutz quando scoprirà che gli hanno rubato la sua macchina. Ah, rubata da uno sporco irlandese, scommetto. Esattamente. E immagina il piacere del generale quando gli venderai la sua auto al doppio del prezzo originale. Hai una mente perversa, irlandese. È come se l'avessi già fatto in vita tua. E io che cosa ci guadagno? Sei uno a cui piacciono le auto, no? Beh, diciamo che mi occupo di auto usate. Fammi questo favore. E potrai spendere il tuo denaro in uno qualunque dei miei garage speciali in città. D'accordo. Affare fatto. Qui da qualche parte. Ecco la macchina. Wow, è di rara bellezza. Vediamo se riesco a riportarla da Santos senza rovinarla tutta. Thank you.
saputo che il generale Lutz è in cerca di una nuova auto. L'hai già fatto prima d'ora, irlandese? Io? Rubare auto? Ah, non essere ridicolo. Capisco. Beh, in caso ti serva un posto in cui lasciare un'auto, passa da uno dei miei garage. Il mio servizio clienti è in grado di fornirti un qualsivoglia servizio di qualità. Ah sì? E cosa? Riparazioni, componenti su misura, stoccaggio, un po' di tutto. Saremo lieti di soddisfare le tue esigenze in fatto di auto. Al giusto prezzo, ovviamente. Fantastico. Ci vediamo.